Faenza, Brisighella e Lugo, protagoniste dell'edizione 2018 del Gran Premio Nuvolari. La classica corsa, riservata da auto d'epoca intitolata al Grande Tazio Nuvolari, venerdì e domenica arriverà in provincia di Ravenna con la 28ª edizione. Per tutti gli appassionati, domenica mattina sarà organizzata una grande festa in Piazza della Libertà di Faenza, davanti al Duomo, dove le auto sfileranno per poi raggiungere Lugo. Molti gli spettatori che l'anno scorso si radunarono numerosi per assistere il ritorno delle vecchie signore lungo le vie Manfrede. Venerdì 14 settembre, durante la prima tappa con partenza da Mantova, toccherà Brisighella, dove le vetture arriveranno proveniendo dalle colline molesi per poi continuare il proprio percorso nelle vallate forlivesi arrivando a Rimini. Faenza invece ospiterà la corsa domenica 16 settembre, l'ultima tappa da Rimini a Mantova. L'anno scorso il percorso arrivò allo stabilimento della Toro Rosso, nella zona industriale, dove fu organizzato uno dei tanti punti di controllo. La decisione maturò con l'iscrizione del marchio Red Bull fra i sostenitori della manifestazione. Ora la festa si sposta in pieno centro, permettendo così il coinvolgimento di un maggior numero di spettatori. Fino al 2017 la città manfreda era spesso raggiunta dalla corsa, ma mai attraversata. Solitamente, infatti, le auto procedevano lungo la circonvallazione, ma con l'ingresso della birra energetica fra gli sponsor principali è stata cambiata l'organizzazione. Quest'anno gli oltre 300 concorrenti saranno accolti in Piazza della Libertà, dove saranno attese dalle monoposto della Toro Rosso, a fianco della festa del volontariato, in programma nella stessa giornata. La sfilata sarà aperta dall'Audi Union dedicata a Tazio Nuvolari. L'accostamento fra gli antichi bolidi e le monoposto della Formula 1 intende trasmettere un messaggio di continuità all'insegna della velocità. Da Faenza le vetture si dirigeranno poi a Lugo per raggiungere Mantova a tarda sera, dove verrà proclamato il vincitore. Ogni anno il Gran Premio Nuvolari richiama l'attenzione delle principali case automobilistiche. Jaguar, Lancia, Alfa Romeo, Ferrari, Aston Martin, Bentley, Mercedes, Ford, Buick e Chrysler sono i marchi soliti partecipare. Gli equipaggi invece arrivano da tutto il mondo. Forte la compagine italiana, alla quale si affiancano tedeschi, inglesi, scozzesi, spagnoli, francesi, russi, sudamericani, giapponesi e australiani. Il Gran Premio Nuvolari nacque come costola della classica Mille Miglia. Quando il pilota italiano scomparve nel 1953, gli organizzatori della Mille Miglia vollero omaggiarlo modificando il tracciato e passando per Mantova, intitolando a Nuvolari un premio per il pilota più veloce lungo i rettilinei che percorrono la pianura padana.